Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Clayland. Oggi giochiamo nella mia seconda isola e come avete letto dal titolo, finalmente Clayland è al completo perché abbiamo trovato tutti i nuovi abitanti. Alcuni li conoscete già perché l'abbiamo visti ieri in live insieme e mancava solo l'ultimo abitante e come avete letto dal titolo è una gattina simpaticissima che mi piaceva molto. Ogni tanto una gioia, ma prima di farvi vedere chi è veramente andiamo a vedere un po' tutti gli abitanti che abbiamo trovato e le rispettive case se sono dentro la casa. Quindi vi chiedo per favore di mettere un bel mi piace al video se vi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto e seguitemi su Instagram. Noi iniziamo subito. Conosce e mi segue da poco, Clayland è la mia seconda isola, ragazzi. In realtà è la terza seconda isola che creo perché ho praticamente resettato l'isola 3 volte e Clayland attualmente è l'ultima isola che ho creato. Le mie prime isole si chiamavano Fuffiland e come abitante ho sempre avuto Pashmina, tranne nella seconda, ma anche nella terza esiste Pashmina. Prima di tutto la mia isola attualmente è ancora allo stato selvaggio e ho una stella, ma arriverà un video dove andremo a migliorare decisamente l'isola per raggiungere facilmente le 3 stelle e vi farò vedere anche come fare, quindi state connessi, attivate la campanella perché a breve arriverà questo video. Allora partiamo con la prima abitante che è Tammy, una delle scimmie più brutte che mi poteva capitare. E non solo, perché anche Tammy faceva parte di Lighty Way, quindi ho sempre gli stessi abitanti di Lighty Way, porca miseria! Oggi ho voglia di far festa tutto il pomeriggio. E certo, che problemi hai? Mica vai a lavorare. Io sono qui a sgobbare, a prendere materiali nell'isola per migliorarla. Tu che fai? Vuoi fare festa tutto il pomeriggio? E certo, questi abitanti, ragazzi. Dimmi le novità, delle novità. Questo è il momento della giornata in cui sono più innocua. Ah, ok ragazzi, ricordatevi questa cosa, perché se no, attenzione che la scimmia è morta. E adesso del tempo sono da paura, porca miseria, fai paura sempre tu. Poi abbiamo la nostra cara cocca. È stata di recente alla QA, ma se n'è andata dopo un bel po'. Non so fischiare comunque, piccolo segreto, quindi se vedete i miei fischi un po'... trash, e comunque il mio look di fuffolina è abbastanza trash. Non ci fate caso. Allora, guarda, non ti stavo evitando. È un caso che non siamo mai insieme nello stesso posto. Sicura, sicura. Secondo me tu sotto sotto sai che non ho... non amo molto le galline e mi stai evitando. Secondo me mi stai evitando. Ora puoi dire di aver conosciuto la grande festaiola. La dura, la nottambula cocca. Tutti festaioli in quest'isola, ragazzi. Tutti festaioli, tutti nulla facenti, nessuno... Non c'è un bravo lavoratore tra questi abitanti. Poi, il nostro amico Ruggero. Lo conoscete bene perché avete visto il video di Clayland. Quindi è il nostro primo abitante insieme a Pashmina, quindi non ha bisogno di presentazioni. E addirittura siamo anche amici, posso fare un regalino. Cosa ti regalo, caro Ruggero? Ti regalo una maglietta? No, quella mi piace. Ti regalo una... Non lo so, tieni, prendi queste 10 arance, tieni. Siamo pieni di arance. Sembra deliziosa. La mangerò più tardi. Fai bene, le arance fanno bene e hanno le vitamine, quindi fai bene. Adoro le spremute d'arancia, ragazzi. Abbiamo il nostro quarto abitante, con questa pioggia tutti in giro, Vittorio, ragazzi. Vittorio, ieri, l'avete visto, è stato il mio primo abitante a venire nell'area da campeggio. E il caso vuole, la mia sfortuna vuole, perché sono una ragazza sfortunata, ragazzi, che Vittorio ha lo stesso carattere di Raimondo. Quindi quando siamo andati a fare la caccia agli abitanti su Clayland... Non abbiamo trovato Raimondo, ovviamente nemmeno su Clayland, perché la maledizione dei gatti continua.
Ma Vittoria ha lo stesso carattere di Raimondo, quindi sarai il primo a salutarci perché potrebbe influenzare la ricerca di Raimondo. Quindi, a meno che non lo trovo su Lighty Way, in quel caso può restare, però non mi piace tanto, quindi non lo so se può restare davvero. Sì, ti ho invitato a vivere qui, ero costretta a farlo, cioè non è che ti volevo invitare, mi hai costretto, cioè non avevo tanta scelta, cioè il primo abitante si deve invitare per forza, quindi andiamo a scoprire il prossimo abitante che è chiuso in casa. Zanna è uno di quelli che abbiamo trovato ieri insieme e personalmente non è male, non è male. Non ti ho ancora salutato, Zanna? Mi sembra di no. Però Zanna sta craftando, finalmente abbiamo un bravo lavoratore perché sono tutti pestaioli, nessuno che crafta, nessuno che fa cose utili. Almeno tu mi aiuti, mi dai uno stendipanni che non ho. Quindi grazie Zanna, grazie. Esistono ancora abitanti come te. Meno male, sono veramente contenta di questa cosa. Grazie, grazie. È stato un piacere averti sulla mia isola. Andiamo a scoprire il sesto abitante, ormai lo conoscete benissimo, è diventata famosa grazie alla sua stessa maledizione ed eccola qui, signori, Pashmina, la famosissima Pashmina. Raga, ieri Pashmina mi ha insultato. Ieri mi ha insultato, io sono andata, non so quando, in un giorno X, a portare la medicina che stava male e lei sapete cosa mi ha detto ieri? Lo sapete? Anzi, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere anche lo screenshot, ragazzi, ma comunque questo pezzo lo potete trovare in live perché anche voi siete testimoni di tutta questa cattiveria nei miei confronti. Ieri sono andata a parlare con Pashmina, pioveva comunque, eravamo in live, non pensavo che avresti resistito a lungo sotto la pioggia. Allora non sei poi così rammollita come pensavo. Avete capito? Io le ho portato la medicina e tutto, la tengo nella mia isola, non paga le tasse, mi ammazza gli abitanti perché, raga, vedete la maledizione di Pashmina, che poi in realtà Pashmina, non posso fare spoiler, vabbè, magari qualcuno non l'ha ancora vista, quindi niente spoiler. E mi dice che sono rammollita, ragazzi. Ditemi come devo fare io a tenermi un abitante del genere che mi ha palesemente insultato. Come? Dimmi come! E comunque ho un regalo da darti. Anche a te, oggi regalo arance. Pancia mia, fatti capannone! Non l'avevo mai sentita questa. Va bene, Pashmina, raga. Sapevate già di Pashmina. Restano solo 4 abitanti. Il prossimo è Poldo, ragazzi. Anche lui molto conosciuto. È stato su Lighty Way, su Fufiland. Anche lui è un tormento, però almeno è un abitante molto carino. Quindi mi piace, mi fa venire fame quando lo guardo, però è veramente simpatico. Ultimi 3 abitanti, ragazzi. Ultimi 3 abitanti. Sono già entrata nella casa di Zanna. Quella è la casa di Vittorio. Vediamo qui chi si nasconde. Gigliola insieme a Felice. Ne abbiamo trovati due in un colpo solo. Il compleanno di Gigliola. Tanti auguri, Gigliola. Era anche ieri live il compleanno di Gigliola perché vabbè. Anch'io regalo, scusami, però non ho incartato il regalo. Ti regalo una sacca morbida, tieni. Non l'ho mai utilizzata. Mi sembrava male non fare un regalo a Gigliola, ragazzi. Invece, per quanto riguarda Felice, comunque Gigliola, hai invitato una persona che nemmeno conosci al tuo compleanno. Ma quanto è triste questa cosa, ragazzi! Felice l'abbiamo trovato ieri sera durante la live. Non hanno avuto manco il tempo di conoscersi. Cioè, hai già invitato uno sconosciuto al tuo compleanno. Mamma mia, che tristezza! Giglio, la potevi invitare me? Ma no, cioè, Felice. Comunque, Felice è uno di quelli che abbiamo trovato ieri in live, che ho deciso di prendere perché comunque è particolare e mi piace. Manca l'ultimo abitante che in realtà si sta spoilerando palesemente dietro la casa. E quindi, come vi ho già detto, è una gattina simpaticissima. Forse alcuni hanno già capito, forse avete già capito vedendo il colore della gattina. Ma ta-da-da-da!
Grinfia, ragazzi, è il mio ultimo abitante. Allora, da quando abbiamo visto il film di Animal Crossing su Twitch molto molto tempo fa, Grinfia mi ha fatto veramente molta simpatia e non l'ho mai trovata su Lightway, quindi ho avuto l'opportunità di invitarla tramite l'area da campeggio e finalmente è arrivata sulla mia isola. Sono veramente veramente contenta perché è una di quei gattini che mi piace tanto e sicuramente mi troverò molto bene con te, Grinfia, e spero tanto di avere Raimondo o su Clayland o su Fu o su Lightway, ma soprattutto su Lightway, perché Lightway se lo merita, mentre Clayland no. Clayland abbiamo appena iniziato, ragazzi, quindi ciao Grinfia. È la prima volta che parlo con Grinfia, chiacchieriamo. Sei mai stata ospite a casa di Poldo? È un vero decoratore di interni. Oddio, mi ricordo la sua casa, era tipo una cosa dove friggeva, non ricordo bene. Comunque era in giro Poldo, non ho potuto visitare la sua casa. Oddio, anche Grinfia canta, ragazzi, anche Grinfia canta. E questi sono i miei abitanti di Clayland. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanellina e vi ricordo sempre i miei social che trovate sotto in descrizione. Quindi, per oggi è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti, ragazzi!